Istituto Marchiondi 1953, esempio di architettura brutalista realizzato dall'architetto Vittoriano Viganò. È sotto il simbolo del Lion Club e della promozione artistica del milanese. Siamo in via Noale, nei pressi, Istituto Marchiondi, tangenziale ovest, municipio 7 Baggio. Entriamo qui, come potete vedere, lo spazio d'ingresso, e ne vedrete molti altri, è ampissimo. Siamo con l'amico Orso, con Fran Diamond e con Paolo Rusconi, che adesso arriverà. Noi cominciamo a entrare. Istituto Marchiondi, stiamo entrando, guardate un po' cosa succede, questa è la struttura, adesso entriamo. Vi facciamo vedere, come potete guardare con i vostri occhi dalle immagini, ci sono già le stradine già fatte, questo indica che ci sono notevoli passaggi di persone, noi li affrontiamo.
ci stiamo avvicinando verso la struttura che è in stile brutalista, come tutti sapete ha creato moltissimi problemi nella zona proprio per questi accampamenti, questi bivacchi, questa frequentazione di gente fuori dagli schemi, fuori dalle righe, e non si può riqualificare questo spazio da come ci hanno detto fino ad oggi perché c'è un vincolo delle belle arti. Ecco, questo è uno dei vari problemi, abbiamo delle costruzioni abbandonate così, guardate, perché le belle arti non li fanno riqualificare. Valutiamo bene la situazione e andiamo a vedere cosa troviamo dentro. Ingresso. Insieme a Fran Diamond cominciamo a entrare. Guardate qui, vetri schifezze, la porta non esiste più da una vita. Ed eccoci entrati, come potete vedere graffiti, non esiste una porta, schifezze di ogni tipo e stanze, guardate come. Guardate qui, buche, stanze rotte, bagni. Stranissimo trovare una bambola qui. Tutte le ali sono comunicanti una con l'altra. Come dicevo prima, tutte le parti di questa struttura sono comunicanti, le porte, i muri sono stati abbattuti, è una proprietà immensa, continuiamo a visionarla insieme a City Report e con le immagini di Paolo Rusconi. Ed eccoci, questa è un'altra delle stanze, Istituto Marchionne di Baggio, come vedete sono tutte comunicanti, guardate. Hanno rotto tutte le porte, guardate, da qui si vede che in fondo di là. Di qui possiamo vedere anche il giardino. E caro Orso, sai qual è la particolarità del tutto oggi? Che anche se ci mettiamo nel lato sinistro della struttura, siccome è tutto aperto anche il lato destro, ci sono delle porte aperte e vediamo anche tutto il lato, quindi è tutto sorvegliabile con poche persone. Guardate, in faccia a noi, una delle tante, come potete vedere, c'è un passaggio diretto per sfuggire alla polizia, alle forze dell'ordine, ma anche ad eventuali controlli. E andiamo avanti.
Guarda qua la trappola, guarda qua il trappolone. Fallo vedere. E per chi volesse entrare qui, noi vi sconsigliamo di farlo perché il posto non è sicuro, no? Molto spesso trovate di queste trappole delle buche coperte con il cellofan che vi fanno cadere dentro. Questa è una delle stanze abitate, come potete vedere dalla copertina, che serve per coprire giustamente il vetro che è rotto. Anche qui potete vedere altre copertine, altri indumenti. Io li tocco con i guanti, ma credetemi, non è una bellezza. Un pezzo di specchio, una penna. Stai attento Paolo, andiamo avanti. Le luci sono state tutte spaccate. Qui vedete, guardate quali passaggi hanno a disposizione. Ed arriviamo verso la parte più abitata dove serve la luce. Albania. Thank you.
anche alla testa. Siamo arrivati nel punto della struttura dove si accede con una passerella messa appositamente con una freccia che indica inferno da quella parte, quindi dalla parte di qui, ma chiedo al nostro amico Paolo. In direzione opposta c'è Bamba. Ma Bamba nel linguaggio giovanile vorrebbe dire cocaina. Insomma, andiamo a vedere che succede. Controlliamo bene questa situazione. Sono 20 cm di acqua. Bene, abbiamo trovato una nuova piscina nel municipio 7. È questa qui alla Malchiondi. Ci saranno 20 cm di acqua. Guardate, ho preso un legno appositamente per fare la misura. Guardate, no, 15 cm di acqua. Guardate, e tutta la struttura da questa parte è così. Thank you.
con la cordicella per tenerla chiusa. Questa è una porta che si può chiudere. Questo è un pezzo di un freno di una bicicletta, c'è cioè il cappelletto di metallo in fondo. E tra un piano e l'altro abbiamo trovato anche tutti questi collegamenti elettrici abusivi, come potete vedere questa scatoletta qui collegata a tutti questi chiavi volanti che arrivano direttamente dall'illuminazione pubblica dei pali al di fuori. Cari amici, siamo qui con Frank Diamond, mascherina, abbiamo un metro di distanza, ma credetemi, qua dentro c'è talmente tanta di quella gente che si rischia di scontrarsi, e lo vedrete dalle immagini che abbiamo ripreso. Frank, Istituto Marchionde, Noale, Baggio, Municipio 7, il tuo quartiere, sì. Che vuoi dire? Che una struttura così, che tra l'altro abbiamo anche letto in vari posti che è addirittura un esempio di costruzione, dovrebbe stile essere brutalista, esatto, dovrebbe essere più non curato. Come le torri però del quartiere di City Life, che quelle sono più brutaliste ancora. Allora, detta mia, da quello che ho visto dicono che non può essere buttata giù, secondo me sarebbe da buttare giù, perché comunque ormai è diventato una trappola unica questo posto, un labirinto, tutto sfondato, forse sarebbe meglio abbatterlo, usarlo come esempio non serve. Poi, fra l'altro, aggiungiamoci, ma queste biciclette della OFO che entrano qui dentro non vi fanno pensare? A me fanno pensare tantissimo. Quindi vuol dire che questo posto ci si può nascondere qualunque cosa e senza arrivare a grandi livelli, perché la zona comunque è abbastanza tranquilla e sicura, non ha grandi problemi, però questo è un punto che rischia di diventare abbastanza noioso per tutti. Quindi, come hanno chiesto tutti, anche noi come City Report chiediamo un intervento fermo e deciso, o una sicurezza fatta bene, ma che ci sia, come diciamo sempre, un essere umano, delle persone che controllano, certo. Perché mettere solo il cancello, l'antifurto e la telecamera che avete visto che girava, quando vedete i muri di cinta buttati giù a picconate capite che non servono a niente. Bisogna anche capire chi le guarda quelle telecamere, perché anche questo è un altro grande mistero che il Comune di Milano prima o poi ci svelerà. Comunque, grazie alle magie di Paolo Rosconi, andiamo avanti, seguiteci, City Report, Tullio Trapasso. Vai Tullio! Oh,
chiuso. No, ho capito, ma è chiuso. Se io vedo qualcuno penso che sia altre cose, no? Ok. Dai, vai pure tranquillo. E in una di queste stanze che vi facciamo vedere addirittura troviamo dei cartoni coperti, vedete questi qui, che si usano giustamente per coibentare, per farsi uno strato, per non dormire per terra. Poi, essendo che siamo in periodo Covid, guardate cosa c'è? Mascherina. Che dire, insieme alla porta battuta e tutto quello che abbiamo visto finora, non lascia buone possibilità a questa struttura di poter continuare a rimanere così. Prima o poi succede qualcosa, quindi andiamo avanti e speriamo che tutto cambi. Non ci finisce mai, amici, di stupirci. Siamo Malchiondi, municipio 7 Baggio. Dopo i bivacchi che avete visto, porte incatenate col lucchetto, e chissà come mai, ma adesso riusciremo a mostrarvi anche quello che c'è dentro. Entriamo, guardate cosa troviamo, una transenna
utilizzata come scaletta. Date un po', vediamo se mi tiene. Io sono oltre i 100 kg. Sì, diciamo che è molto comoda. Ciao a tutti amici di City Report da Malchiondi, Baggio. Cari amici, anche oggi grandissimo caldo, grande tensione all'interno, abbiamo trovato un po' di gente, bambini, gente più grande, insomma c'è un movimento non indifferente. Vi salutiamo dall'Istituto Malchiondi del Municipio 7 Baggio e lascio la chiusura a Frank per il pensiero finale della nostra esplorazione. Biciclette OFO, di tutto. Più che altro io sono rimasto stupito di vedere ragazzi della nostra zona proprio qui. La cosa che... cioè siamo tutti ragazzi e tutti abbiamo esplorato posti così. L'unica cosa qua sembra pericoloso e voglio invitare a tutti i telespettatori con dei figli a non farli entrare in certe strutture, tenerli un po' più d'occhio perché può essere un'esperienza pericolosa. È piena di trappole, anche solo per quello. Esatto, ci sono le buche coperte degli spacciatori, di tutta la gente che frequenta qua. Per oggi vi salutiamo, seguiteci con Paolo Rusconi, City Report, Tullio Trapasso, Orso, alla prossima volta.